Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata, un brevissimo video per commentare quello che è appena successo nella striscia di Gaza, precisamente a sud di Gaza City. 112 palestinesi sono stati uccisi, 760 palestinesi sono stati feriti mentre aspettavano gli aiuti umanitari, aspettavano di ricevere gli aiuti umanitari. Allora, io dico che veramente siamo arrivati al limite della decenza umana e non parlo di Israele, ma parlo dell'Occidente in generale. Allora, non è più possibile tollerare che questo stato di cose, cioè per uccidere 112 persone, si dice no, bisognerà indagare, ma insomma. Cioè non è un proiettile, no, che ammazza 112 persone, ecco, non sono neanche 10 proiettili, insomma, che fanno 760 feriti. Allora io dico che qua bisogna intervenire cioè con gli Stati Uniti, cioè ci devono dare la possibilità alle protezioni civili, io non dico militari. Però io dico che tramite mare bisogna a un certo punto arrivare lì alla striscia di Gaza, mettere su degli ospedali da campo, mettere su, cioè, aiuti umanitari, fare dei cordoni, cioè portare via la gente veramente che feriti, morti. Cioè non, bisogna cioè, intervenire, basta anche con. Cioè è inutile prendersela con lo Stato italiano, è inutile prendersela tra di noi, cioè non è lo Stato italiano che ha costruito un muro, che ha segregato lì un paese e addirittura non c'avevano neanche l'acqua, cioè non è stato lo Stato italiano che ha sparato prima contro Gaza, poi ha spostato tutti o gran parte dei palestinesi, e poi garantendo che il sud non sarebbe stato bombardato, e poi hanno bombardato anche quello, cioè non è stato lo Stato italiano. Allora, a un certo punto, insomma, bisogna intervenire che Israele sia d'accordo oppure che non sia d'accordo, insomma, ecco. Cioè non si può aspettare che caschi il governo Netanyahu. Che insomma c'è qualche speranza, la parte diciamo più ortodossa che non fa, ecco, il militare sta mettendo in qualche maniera in crisi il governo, ma non si può, ecco, non si può aspettare. Bisogna in qualche modo che le protezioni civili di tutto il mondo intervengano in questo che veramente è un massacro che non si può, non è più possibile da tollerare. Ciao a tutti e al prossimo video.